Non è facile stare fermi, sentirsi inutili. Siamo con Ilaria Pezzone, regista lecchese, residente in quartiere Caleotto, che in questa intervista ricorda e sottolinea la sua attività, che in questo momento è particolarmente presente e operante dove? Io insegno all'Accademia di Belle Arti di Bologna. E poi ovviamente parallelamente mi occupo di cinema. In questo momento in quale realizzazione cinematografica sei particolarmente impegnata o presente? Allora, sto realizzando un paio di cortometraggi, nel passato ho fatto anche dei lungometraggi, però adesso mi sto concentrando particolarmente sui cortometraggi, uno di fiction, molto surreale, e l'altro invece è un ritratto che fa parte di una serie che ho iniziato che si chiama Ritratto Temporale, dedicato degli artisti. Emanuele Sartori. Non sapevo in che modo, in che senso, e poi per me comunque il vuoto non era vuoto, era sempre comunque un'interpretazione del vuoto. Come è nata questa passione per il cinema? Allora, io ho iniziato a fare film da quando ero piccola, alle scuole medie, così per gioco, perché anche per rompere la noia, diciamo. E poi sono andata avanti ovviamente studiando, prima all'artistico, poi ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Brera e ho studiato cinema e video, intervallando con, diciamo, altre scuole proprio specifiche di cinema, come il Centro Sperimentale di Cinematografia. E niente, così sono poi andata avanti. Una realizzazione che ti è particolarmente cara e che ti senti di consigliare alla visione dei telespettatori che ci stanno seguendo in questa intervista sulla carriera. Allora, ovviamente è difficile fruire di questi film perché non hanno una distribuzione, quindi sono disponibili on demand, diciamo che contattandomi possono essere visti, oppure seguendo vari festival. Ad esempio adesso ho appena partecipato e vinto un concorso internazionale ad Asolo, appunto il festival di arte di Asolo, con un film che si chiama appunto Ritratto Temporale 2, Emanuele, che è dedicato appunto a un pittore vicentino. Mi puoi ipnotizzare? La risposta a questa domanda è sempre sì. Che cosa vuoi mangiare? Le crepe, che sono qui. Mangia, prendile pure. Si può? Certo. Le ho preparate per te. Sicuro posso? Sì. Capivo quello che stava succedendo, ma non ero né in grado di descrivere quello che stava capitando, né in grado di, in quel caso, di riconoscere una persona, perché io vedevo una cosa che non c'era praticamente. Sì, vado a divertirmi e mi pagano, però dietro quel divertimento c'è un gran lavoro, perché altrimenti, cioè, verrebbe un disastro tutto, capito? E la gente capisce se sei quello che ha visto o se non sei quello che ha visto. Quanto mi piace il mio personaggio, mi piace parecchio perché ci ho lavorato parecchio. Ecco, questo cinema minore, piccolo, ridotto, ha un mercato? No, allora, per quanto mi riguarda no. Infatti ho, diciamo, pubblicato anche un testo che riguarda proprio questo tipo di cinema, che io chiamo cinema di prossimità, rifacendomi ovviamente a studi anche di altri autori, studiosi come Luca Ferro ad esempio, comunque rifacendomi anche all'attività di archivi di cinema amatoriale come possono essere l'Archivio Movies di Bologna, Reframing on Movies e tante altre realtà archivistiche. Registriamo questa intervista sul tratto terminale dell'Ario Manzoniano, del ramo lecchese dell'Ario, da tutti ritenuto una passerella, un panorama eccezionale per riprese cinematografiche. È in programma da parte della regista di realizzare sul ramo lecchese dell'Ario qualche cortometraggio, qualche documentario, qualche pellicola? Sì, diciamo che io ho sempre
Tendenzialmente riprendo spesso i luoghi in cui vivo, non tanto per l'estetica, ma quanto proprio per una questione affettiva. ASMR, che è una splendida giornata ventosa.